fratelli e sorelle nerazzurre, bella lì, una bella vittoria con l'Atalanta e si va avanti in Coppa, vittoria veramente fondamentale, vittoria strameritata, una bella Inter. Un Inter aggressiva, un Inter concentrata, un Inter sempre sul pezzo, tutti quelli che sono scesi in campo hanno dato il cuore, hanno avuto grinta, coraggio, tanta corsa, una partita giocata e preparata veramente da manuale. Complimenti ai ragazzi, complimentoni al mister e complimenti a tutti, a tutto il pubblico che ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto i nostri ragazzi. Non era facile, comunque le voci di questi giorni potevano destabilizzare anche un po' i ragazzi e condizionare un po' la prestazione. No, i nostri ragazzi sono più forti di tutto questo e noi, popolo nerazzurro, siamo più forti di tutto questo e l'abbiamo dimostrato stasera. Vittoria fondamentale, passaggio del turno fondamentale, quest'Inter dimostra che sulle partite singole è una squadra che può veramente battere chiunque, eliminare chiunque. Eliminiamo un Atalanta che veniva da un periodo ottimo, un Atalanta che contava molto nella Coppa Italia, ma l'Inter è molto più forte dell'Atalanta, si è visto in campo oggi. L'Inter è scesa in campo con, vediamo subito ai singoli, bravi tutti come premessa, Darmian Bracino di destra, che dire, ha fatto il gol vittoria, può giocare lì, gioca veramente molto bene lì, mi piace da matti lì, chiaro Skriniar è un'altra cosa, ma lui mi piace veramente tanto lì, ottima prestazione, si rivede De Vrij in mezzo, buona partita anche di De Vrij, veloce veloce, Acerbi, ho storto il naso quando l'ho visto terzo di sinistra, ma ha fatto un'ottima prestazione. Parte Gosens dal primo minuto, verrà sostituito da Di Marco. Di Marchino è un'altra roba, quando è entrato Di Marchino fioccavano cross su cross e mi dispiace non aver visto Di Marchino che crossava con Lukaku in mezzo, però bene anche Gosens, molto meglio del solito, centrocampo. E dopo Cremona che c'era il piastrella, vedere questo Barella veramente è un piacere per i miei occhi, grande Barella, grandissimo Çalhanoğlu, Miki utile, utile come al solito, grande prestazione anche del nostro Miki. Lautaro ha fatto una prestazione fantastica là davanti, perché va bene, hanno segnato tutto quello che volete, però ragazzi che prestazione di Lautaro, che voglia, che carattere, che grinta, sempre attento, come fa stare corta la squadra, come aiuta perché si gira subito, è veramente un giocatore meraviglioso secondo me, niente da dire. Lukaku deve recuperare la forma, però la sua presenza comunque, anche se non ha fatto niente di che, si è vista. Peccato che non abbia tirato nel primo tempo, perché lì Lukaku mi aspettavo tirasse, doveva tirare e fa niente, se magari la ciccava o il tiro non andava a finire bene, ma lì ha passato un pallone che secondo me doveva tirare, però tutto sommato la sua presenza si è vista, ma sono veramente molto contento, non avevo paura perché so che questi ragazzi nella partita singola sono veramente, in Italia penso che nella partita singola noi siamo i migliori in assoluto, ce la possiamo addirittura giocare anche in Europa, questa sera l'abbiamo dimostrato contro una signora squadra, perché l'Atalanta è venuta qua per passare il turno, ma gli è andata male. Ripetiamo, siamo più forti di loro, l'abbiamo dimostrato. Ripetiamolo ragazzi anche voi a casa, perché quest'Inter è forte se vuole e questa sera ha voluto, se noi vogliamo possiamo. E adesso sotto al derby, questa grinta, questo carattere, questa determinazione, questa lotta su ogni palla e questo aiutarsi uno con l'altro. Io stasera ho visto questo e lo voglio vedere anche al derby. E se al derby fanno la stessa prestazione di stasera, ci sarà secondo me da divertirsi, ma tocchiamo ferro, noi tocchiamo cimaroni, le signorine. Buttino sale con la mano sinistra. Dal Bauscia è tutto, la San Siro di Milano e simbolo regale, il biscione dell'Internazionale. Farima, iscriviti al canale. Tac! Ciao a tutti, forza Inter!